Katiuscia Fay e Shopping sotto le stelle è diventato un appuntamento imperdibile nell'estate aretina, arriva in un momento in cui l'economia è un po' in difficoltà, però insomma è un appuntamento che dà speranza e dà vitalità alla città, specialmente ai negozi del centro storico. Sì, Shopping sotto le stelle è un evento che oramai diciamo, è un appuntamento fisso, anche perché è un evento che coincide poi con l'apertura dei saldi estivi, i negozi sono aperti, sicuramente c'è anche molto interesse, come sempre quando ci sono i saldi, perlomeno nei primi 15 giorni di inizio dei saldi, verso gli acquisti. Certo, noi promuoviamo sempre, spingiamo questo evento perché è anche un momento, come dire, di fra virgolette, riniziare o rinascita da questo punto di vista. La categoria è una categoria che ha sofferto molto nel periodo della pandemia, non ha finito di soffrire perché poi sono arrivati i bloccati, l'inflazione e tutto quello che lo sappiamo, compresa la guerra, per cui diciamo che cerchiamo di fare tutte quelle che possono essere una serie di iniziative per portare la gente in centro e per comunque vada a far sì che la città possa vivere al meglio anche queste iniziative. Torna la notte bianca dello shopping, 13esima edizione, sabato 2 luglio, l'inizio dei saldi estivi e quindi i negozi prolungano l'apertura dalle 20 alle 24, quindi fino a mezzanotte si potranno fare acquisti in centro storico, oltre 300 le attività coinvolte dove si potrà comprare e fare affari durante la serata, ma poi è veramente un programma ricchissimo con eventi, spettacoli, animazioni, quasi tutte le piazze coinvolte, a cominciare da piazza Sant'Agostino con la notte dei colori che si terrà nella parte alta della piazza con musica, intrattenimento, il lancio dei palloncini, più di 3.000 palloncini che verranno regalati a tutte le famiglie e bambini, ma anche scuole di ballo, in piazza San Jacopo ci sarà proprio il divertimento relativo con Salsa da Mà, davvero tanta musica e intrattenimento anche in tutte le vie del centro storico, quindi una formula vincente che è giunta alla 13esima edizione, siamo sicuri che sarà una grande festa per tutto il centro storico. Il 2 luglio la città si anima, torna appunto questa manifestazione dopo 2 anni, lei ha parlato in conferenza anche della possibilità di prolungare l'apertura dei banchi della fiera anche dopo l'orario solito, quindi fino alla mezzanotte, poi non ci siamo riusciti, però ha voluto puntualizzare questo aspetto. Sì, più che altro ho parlato per ora dell'impossibilità perché non c'è stata occasione per organizzare questa cosa. L'avevamo pensata, poteva essere l'occasione adatta perché comunque un weekend estivo animato, una città viva, poteva essere una bella occasione. Comprendo le motivazioni che gli espositori tramite alcuni referenti mi hanno dato, perché bisogna capirle tutte le cose, e quindi abbiamo deciso di desistere, anche perché non era, cioè, una cosa o la si fa bene o non la si fa. Quindi fare un prolungamento dell'orario con qualche banco aperto e qualche banco chiuso non era obiettivamente gradevole, e quindi abbiamo preferito soprassedere. Vediamo in futuro se ci sarà la possibilità di fare una cosa del genere, perché potrebbe essere un elemento in più anche a livello proprio di attrattiva turistica, perché comunque la fiera è un bel attrattore a livello turistico. Però questo non deve essere a discapito degli espositori che tutto il giorno stanno sotto il sole, li comprendo, e che durante le ore serali, a detta loro, non hanno tutte queste occasioni di vendita. Ricordiamoci che gli espositori vendono sostanzialmente, quindi ripeto, è una decisione che abbiamo preso così, un po' malincuore, ma senza nessun tipo di, come dire, di attrito con gli espositori né di risentimento nei loro confronti. È un ragionamento che cercheremo di portare avanti e vediamo se riusciremo. Shopping sotto le stelle quest'anno è dislocato in vari punti della città, quali sono? Allora, ovviamente tutto il centro, che dove ci sono i negozi, è protagonista di questa serata. Poi Confcommercio ha deciso, e di questo sono ben lieto, di puntare l'attenzione su Piazza Sant'Agostino con l'evento che farà Fognani con Enzo Scartoni, con l'inaugurazione stessa che sarà Sant'Agostino, e di dislocare ancora qualcosa in Piazza San Jacopo con gli eventi di balli, eccetera, che riempono un po' tutta la parte anche più bassa della città, sulla quale c'è sempre stata vista un po' di polemica, perché si predilige per vari motivi, anche ovvi motivi, la parte più alta. In questa occasione, diciamo, c'è questa decentralizzazione che fa piacere anche a noi.